siamo in una piscina di Lego per 24 ore! Siete pronti? No! Linda, devi essere pronta perché in questa ruota ci sono tutti i materiali con cui verrà riempita la piscina. Quindi giriamola! Polistirolo! Con la prima sfida giocheremo a nevica. Dai, basta. Volevo dire che giocheremo a nascondino e conto io chi viene trovato ha perso. Come faccio a nascondermi qua dentro? Oh no, è difficilissimo. Sarò un pupazzo di neve. Mamma mia, e ora dove mi metto? Sono così grosso. Ho un'idea. Ecco questo polistirolo, magari così non mi vedo. Ora dove mi metto? Ah, è vero, visto che sono piccola mi posso mettere sotto il polistirolo. È un po' difficile. 5, 6, 7, 8, 9, 10, arrivo! Beh, anche perché non ci vorrà molto. Vediamo un po' dove si sono cacciati, Minna e Salvo, dove vi siete messi? Ah, qui che cosa abbiamo? Una statua? E invece da questa parte che cosa abbiamo? Un albero? Sentite ragazzi, voi non siete proprio capaci a nascondervi. Ma io ero un pupazzo di neve nella neve. E tu invece Salvo, cosa hai da dire a tua discolpa? Ero un albero di Natale innevato. Comunque hai un po' di polistirolo sul cappello. Aspettate un secondo, ma dov'è Giorgia? Beh, la devi trovare, noi non te lo diciamo. No. Va bene, ok, senza il vostro aiuto riuscirò a trovare Giorgia. Ehi, Giorgia, dove sei? Questa piscina è piccolissima, come faccio a non trovarla? Si può sapere chi è che mi sta tirando il polistirolo dietro la schiena? Smettila, smettila! Perché hai detto che non sono brava a nascondermi? Ma è tutto dentro la mia felpa, basta! Ti sto bene. Vabbè, ho capito. Io non capisco proprio dove si è cacciata. Guardate, non c'è da nessuna parte. Vabbè, sentite, io mi arrendo. Ma da dove sei uscita tu? Aiuto! Che paura! Giorgia, ma mi hai fatto prendere un colpo. Mi viene quasi da... Basta, cambiamo gioco. Ma perché sviene sempre? Sono bravissima a questo gioco, sto per fare il record. Quindi per favore non mi distraete, perché sono così brava che sto arrivando quasi a 200 punti. Oh no! No! Ho perso! Uffa! Dov'è? Ragazzi, ho perso il telefono! Era qua! E ora come faccio? Mi aiutate a cercarlo? Trovare il tuo telefono? Vabbè. Ok, allora Giorgia, io ho un'idea. Tu che sei piccola, infilati in ogni angolo e vedi se trovi il cellulare di Ninna. Va bene. Ok, vai. Che abbia inizio la caccia al tesoro. Giorgia, l'hai trovato? No, babbo. Neanch'io. Dove sarà? Ma dove l'ha lanciato? Sbaglio o è questo? Vediamo un po'. Eccolo qui, ma non glielo dirò a Ninna. Shh. Oh. Ma dov'è? Telefono! Oh no, è sparito, è stato inghiottito dal polistirolo! Sentite, non era importante, lo cerchiamo dopo. Ora però secondo me è il momento di girare la ruota per aggiungere uno strato. Ninna, ma te la posso girare io la ruota? Sì, girala tu. Sì. Mi raccomando. Palline colorate. Wow! 3, 2, 1. Quante palline! Guardate, sono tantissime. Vi prego, no. È il momento. No! Beh, almeno è stato divertente. Non per me. Ho sempre sognato di fare questa cosa. 3, 2, 1. Aia, non è molto comodo, devo dire. Ora voglio fare l'angelo in mezzo a tutto questo polistirone e palline. Ah, che bello.
Matti, attento. 1, 2, 3. Sul braccio, sulla pancia, in faccia, in testa. 1, 2, leccati queste. Ora gli sparo. Matti! Che c'è? No! Perché l'hai fatto, Giorgia? Per quale motivo? Oh oh! Aia! Ninna, guarda cosa qui! Un premio segreto. Oh, oh, oh. Iniziamo. Ok. Giorgia, tu hai due occhi? Ma è ovvio, Matti. Ok, perfetto. O così. Ok, vediamo. I capelli sono abbastanza lunghi. Okay. Secondo me il mio sta venendo benissimo. Il mio no. Io mi sa che ho sbagliato il naso. È un po' troppo lungo, eh. Ah, sì, forse sì. Vabbè, dai, ma è facilissimo. Io ho finito. Anche io. Fatto. Allora, vediamo un po'. Com'è? Quello del babbo fa schifo. Ti sembra una befana? Ma dai. Ho detto che hai fatto un disegno da befana. Sì, effettivamente è un po' brutto quello lì. E invece che ne pensi del mio, Giorgia? Quello di Matti fa ancora più schifo. Ehi, ma come? Uffa! Ma quello non è un naso, Matti. Avete ragione, non sono capace a disegnare. Quello di Ninna è al primo posto. No, ma vinto! Dai! Quindi qual è il mio premio? Oh, non ci posso credere! Ho vinto il primo premio! Ho vinto la medaglia bellissima! Grazie, Giorgia! Quel disegno era bello, di la verità! Sì. Ragazzi, ora la giro io la ruota, che sono più fortunato! Ok! Oh, oh, cuscini e peluche! Eh sì! Come cuscini e peluche? Sarà bellissimo! Forza, chiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale! Arrivano! Iscrivetevi tutti al canale di Ninna e Matti! Sono finiti? Mi sa di sì, sono finiti, ragazzi! Mi salvate, per favore! Io non lo sento più, voi? Sono qui! No. Ragazzi, Matti mi sa che si è addormentato. Che ne dite di fargli uno scherzetto? Trucchiamolo. Ok, io prendo questo. Io gli faccio i baffi. Io il naso nero. Sembra un panda, fa troppo ridere così. Guardate quanto sta venendo carino. Fa troppo ridere in questo modo. Com'è andata? Hai dormito bene? Sì, ma perché mi state guardando tutti? Sentite un po', perché non ci facciamo tutti insieme una foto ricordo? Sì. Sono un po' assonnato, però. Io sono d'accordo, vai, alzati. Ok, andiamo, va bene. Andiamo. Sì! Ma che cosa vi avete fatto alla faccia? Ma no, niente, infatti sembri un po'. Cosa hai fatto? Mi avete fatto arrabbiare! Questo scherzo non è stato affatto divertente, sono sicuro che l'ha ideato Ninna. Quindi per vendicarmi, guardate un po' che cosa vi faccio vedere qui. Questo è l'iPhone di Ninna e chi riesce a fare canestro da bendato lo vince! Quello è il mio telefono, me l'hai tenuto nascosto per tutto questo tempo! Se volete questo fantastico iPhone dovete fare canestro. Via! Oh no! L'ha niente fatta? Da fare! No, no, non ci sei riuscita, Ninna! Okay. Vai, Giorgia! Oh no! No. Niente da fare! Niente. Vai, Salvo! Vado! Wow! Canestro! Oh, incredibile! Bravo! Hai vinto il mio iPhone! Ed ecco il tuo premio! Ma è rosa! Questo te lo prendo io! Giorgia, ma era mio!
Ragazzi, sì? Non vi sembra che la piscina non venga riempita da un po'? Insomma, è rimasta uguale. È vero, sì, è vero. Boh, vabbè. Oh, no! Guarda, le metto anche qui dentro. No! Guarda, no, guarda, no, guarda, no, tutte. Ok, ok, sono tutte mie. Forse stai esagerando. Quanto sono buone, ma ne voglio ancora. Gli verrà il mal di pancia? Anche sì, secondo me. Spero davvero che si fermi. Voglio un'altra, ne voglio un'altra, ne voglio un'altra. Che ho esagerato con tutte queste caramelle. Ragazzi, Ninna, Giorgia, Matti, mi sa che vado un attimo in bagno, ok? Beh, arrivo, eh. Che male, che male. Che male di pancia, che male. È uscito, ma lo sa che non può più rientrare? Ha perso, fuori uno. E vai. Finalmente la ruota è tornata. Adesso però la giro io, speriamo esca qualcosa di bello. Non c'è scritto cacca, vero? Sì, c'è scritto cacca! E adesso? Oh no! Aia! Che schifo! Che schifo! Oh no! Basta lanciarci cacche, vi prego! Puzza! No, 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 no! Che schifo! Che paura! Sei una cacca gigante! Ah! Come ti chiami? Giorgia Cacchina? Sapete che vi dico? Ah, almeno non sento più nessun odore così. Giorgia, vogliamo fare uno scherzo a Matti? Sì. Tieni. Ciao Cacchina, io sono Matti. Ciao Matti. Io sono Cacchina. Sei molto carina. Aia. Sei molto carina. Aia. Ah, oh, ma che sta succedendo alla mia schiena? Aia, aia. Qualcosa mi sta mordendo. Che dolore. Basta.